Si rimane in stand-by in attesa di conoscere quella che sarà la posizione ufficiale di Lorenzo Italiano, che di fatto non ha ancora diramato alcuna nota. Nel day after dell'ufficialità dell'appoggio di Forza Italia alla candidatura di Pippo Midilli, ex sindaco e attuale candidato, ha affermato in un post su Facebook che il suo progetto civico avrebbe continuato il suo percorso. Al momento non ci sono comunque movimenti ufficiali e con la Lega ormai prossima a quanto pare a sposare il progetto di Midilli, non è da escludersi che Italiano possa coinvolgere altre persone in disaccordo con il centrodestra e che molto presto possano conoscersi nuovi e decisivi movimenti. Intanto spunta all'orizzonte un altro nome nella candidatura a sindaco di Milazzo, è quello del bancario in pensione, nonché ex consigliere comunale Antonio Messina, che con un annuncio video su Facebook ha comunicato la sua intenzione di candidarsi al ruolo di primo cittadino. Una candidatura senza padroni con l'obiettivo di rilanciare Milazzo. La lista dovrebbe chiamarsi Città Siciliane per l'attuazione dello statuto, ma se ne saprà di più certamente nei prossimi giorni.